Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, Maria, sede della Sapienza. Allora, subito dopo il pellegrinaggio a Bolsena facciamo un piccolo ripasso. La volta scorsa abbiamo visto un po' il mistero dell'Eucaristia che oggi dobbiamo completare. Ovviamente andremo un pochino più veloce perché per chi gli interessa poi c'è tutta la registrazione online. Quindi andrò un pochino più veloce e ci soffermeremo un po' sull'ultima parte dell'Eucaristia. Abbiamo visto che è il più grande dei sacramenti perché contiene in sé l'autore stesso dei sacramenti, che con l'Eucaristia, con questo unico sacramento, si fa riferimento a tre realtà, che sono appunto quello della Santa Messa, quello della comunione sacramentale e quello della presenza reale di Gesù. E la volta scorsa abbiamo approfondito un pochino la Santa Messa, come si chiama tecnicamente ripresentazione sacramentale del sacrificio della croce, cioè abbiamo visto come sull'altare, attraverso la separazione sacramentale del corpo e del sangue di Gesù, si riproduce la scena che accadde sul Calvario. Quindi non è semplicemente un ricordo, una memoria dell'ultima cena, ma è lo stesso sacrificio del Calvario che si attua qui ed ora. Ho fatto riferimento tante volte a quel documento di Paolo VI dove si dice che la messa, lo stesso sacrificio del Calvario, cambia solo il modo con cui Gesù si offre. Fu cruento il sacrificio del Calvario, cioè Gesù soffrì nella sua carne perdendo realmente il sangue, incruento il sacrificio della messa, ma per il resto è esattamente in tutto e per tutto la stessa identica cosa. Ecco perché insomma gli angeli, i nostri custodi, stanno tutti prostrati in adorazione. Ecco, noi dobbiamo cercare di non essere insomma da meno di loro, se uno ci crede chiaramente. Ecco perché questa è terminata la consacrazione, dicevo l'altra scorsa, si dice mistero della fede, perché questa è la fede della Chiesa. Questo è quello che la Chiesa insegna, forte della parola del Signore. Abbiamo ottenuto la spiegazione, ho spiegato perché, il pronome dimostrativo questo, il verbo essere forte è, eccetera, eccetera, no? Allora, che succede? Quindi oggi approfondendo un po', abbiamo visto anche la volta scorsa, no? Dopo la consacrazione, attraverso le parole stesse che il sacerdote pronuncia, attenzione, questo è un termine tecnico, in persona Cristi, ed ecco perché anche su questo fate attenzione, mi pare che ve l'ho detto la volta scorsa, cioè perché adesso che arriva la Settimana Santa, diciamo, c'è un momento in cui, ecco, l'Eucaristia, il sacerdozio, c'è la sua festa, che è la messa in cena Domini, che è la festa dell'Eucaristia e anche la festa dei sacerdoti. Non so se voi vi ricordate, no? Il Papa ogni anno, Giovedì Santo, scrive una lettera ai sacerdoti, perché il legame proprio costitutivo è tra Eucaristia e sacerdozio. Anche un sacerdote comune come posso essere io, no? Voi sapete che i vescovi, poi lo vedremo nella Lumen Gentium, i vescovi hanno la pienezza del sacerdozio, quindi possono amministrare tutti quanti i sacramenti. Io no, io per esempio non posso amministrare una cresima, non posso ordinare un prete, non posso meno che mai ordinare un vescovo, un diacono, perché io ho una partecipazione reale al sacerdozio di Cristo, ma limitata, perché la pienezza del sacerdozio ce l'ha soltanto il vescovo. D'accordo? Non è una cosa, il vescovo, come vedremo, non è che è semplicemente, come dire, un superiore, no? Come se tu ci avessi il capitano nei confronti del caporale, è anche un superiore gerarchico, ma è anche qualcosa di più dal punto di vista sacramentale, come poi vedremo a suo tempo, no? Però un sacerdote dal giorno stesso dell'ordine, vi ho anche spiegato, mi pare che l'ho detto la volta scorsa, no? Un prete appena ordinato non può confessare subito, fino a quando il vescovo non gli dà il permesso. L'unica cosa che può fare subito, e non te lo può impedire nessuno a meno che non fai qualche guaio, che poi il vescovo deve sospendere a divini o cose di questo genere, è la messa. Ma voi sapete che anche quando c'è un sacerdote cattivo, insubordinato, eccetera, eccetera, prima che gliela tolgono del tuo, generalmente gli dicono te ne stai in monastero e celebri la messa in camera tua, perché la messa è proprio legata intimamente al sacerdozio ministeriale. Quindi per togliertela del tutto vuol dire che ne è fatta proprio grossa quanto una casa, insomma, quindi vuol dire che sei stato o proprio sospeso oppure ridotto allo stato laicale, insomma, quindi sono cose molto molto gravi. E quindi questo per dirvi, quando uno, mi pare che ho raccontato anche le storie di San Francesco, no? Quando uno vede un sacerdote, e su questo io vi inviterei anche, no?
ve lo dico quasi in ginocchio, insomma, perché io, per grazia di Dio, non per merito mio, sono consapevole di chi sono, ma non di chi sono, se va al superbo ci ammazza chi sono, cioè no, perché io mi metterei sottoterra, d'accordo? Cioè, quindi, della dignità che il Signore ha dato a un sacerdote, capito? Che è comunque immensa. E vi racconto un po' di storie. Pensate che Sant'Ignazio di Loyola è stato ordinato prete, ma lui è rimasto per un anno senza celebrare la messa. Un anno, che diceva: no, no, mi devo preparare. Che è una cosa talmente grande che non si sentiva degno. San Francesco, sapete che il prete non ci ha voluto diventare, lui era diacono, ma si sentiva assolutamente indegno. Cioè, perché se uno ci si mette un attimo a pensare bene, rimanevamo tutti quanti alla casa. Sapete quante volte ci ho pensato durante il tempo? Dico, ma che ti sei messa a fare? A te fa l'avvocato, che è meglio, insomma, oppure se proprio lo consacrate a Dio, consacrate pure, ma lascia perdere, non ti mette in mezzo a sta cosa qui, perché questa è una cosa troppo grossa. Capito? I santi dicono che se la Madonna incontra un prete o un angelo, saluta un prete. Addirittura se San Michele incontra un prete, e addirittura la Beata Vergine Maria, perché per certi aspetti, perché un prete per certi aspetti, capite che la Madonna è un altro pianeta, no? Però la Madonna non lo dice la messa. Anche la Madonna, cioè a me viene infarto quando dico questa cosa qua, no? La Madonna la messa non la dice, non sale sull'altare, perché è donna. E come vedremo, parlo pure di questo, per volontà di nostro Signore, non per sminuire la dignità e la grandezza della donna, ma per differenziare le funzioni. È solo questo il motivo, non ce ne sono altri. Quindi, per questo stesso motivo, perché quando a San Francesco gli portarono i preti peggiori a dirgli: mo vediamo se pure questo ti sta bene, se non gliene dici quattro almeno a questo, lui non voleva, ha preso, gli ha baciato le mani, i piedi, tutto quello che gli pareva, a me non me ne importa niente, questo sale sull'altare, Gesù Cristo gli obbedisce che scende sull'altare. Per me il discorso è chiuso, tutto il resto se la vede lui, col padre, state attenti che un prete indegno di questo nome non è che passa i guai, te più, cioè bisogna veramente tanto pregare che il nostro Signore, che prima che muore gli faccia venire in briciolo di pentimento e non si presenti in quel modo, anzi al nostro Signore, perché ti fa correre, è brutto, capite? Perché più in alto stai e più responsabilità c'hai davanti a lui, cioè, capite? Non dobbiamo dimenticare questo. Quindi sapete che la Madonna vera non parla male dei preti, la Madonna vera, né del Papa, né dei Vescovi, nessuno di tutti questi qua. La Madonna vera dice soltanto di pregare per tutti, perché quelli buoni hanno comunque bisogno di preghiera per rimanere tali, quelli cattivi hanno bisogno di preghiera per diventare buoni, e basta, d'accordo? Perché questa è la situazione, no? Ecco, quindi abbiamo visto con la consacrazione, anche qui sempre Paolo VI, c'è la conversione, la transustanziazione, come parla, la trasformazione della sostanza del pane nel corpo, l'ostia, e del vino nel sangue. È una trasformazione anche lì reale. Io ne parlavo domenica, durante il pellegrinaggio a Bolsena, qualcuno di voi c'era, per far capire alcune cose, lì mi hanno dato, abbiamo consacrato alcune ostie e poi ho scaricato la bisside. Siccome abbiamo parlato di questo, di questo fatto, ho fatto una scenetta, insomma, un po' così, perché gli stavo spiegando che in un frammento infinitesimale di ostia, anche impercettibile ad occhio umano, è presente lo stesso Gesù Cristo che sta in un pezzo di ostia grossa così, tale e quale, capite? Perché è un problema di sostanza, capite? Se tu prendi un micron di pane e lo metti al microscopio, il microscopio ti dice che quel micron di materia è pane, perché ti dà la conformazione chimica del pane. Che significa? Significa che dopo che tu hai consacrato, dovunque si trovi una quantità anche infinitesimale di pane, c'è il corpo di Cristo. Quindi se quello ti casca per terra, che succede? Certamente tu non c'è. Allora, voi dovete sapere, se una persona, questo è il diritto canonico, volontariamente profana l'Eucaristia, ce la scomunica la sentenzie immediata. Sapete che significa scomunicare le sentenze? Per il fatto stesso che l'hai fatto, si è scomunicato e te la può rimettere soltanto il Papa. Quindi se uno c'è l'ostia, prende l'ostia in mano e fa così, per dire, se pazzisce, è immediatamente scomunicato, subito. Quindi è chiaro che la volontarietà non ne parliamo nemmeno, capite? Però
adesso, cioè, se te cade per terra un frammento infinitesimale di nostro Signore, a livello, senza tua colpa certamente, a livello oggettivo, quel frammento sarà messo sotto i piedi di qualcuno. Io non lo so che succede al nostro Signore. Io penso che nessuno di noi è in grado di rappresentarsi una cosa di questo genere. Una cosa la sappiamo, che quello è il Signore. E tu metti sotto i piedi. Allora, non è compito solo dei preti, ma è compito di tutti fare il possibile perché questo non accada mai. Cioè, adesso oggi vedremo la Santa Comunione. Con la Santa Comunione vi state attenti al rispetto dell'ostia in sé, e al rispetto ancora più grande che bisogna avere, cioè, dove la mette l'ostia, cioè come sta la tua anima, questo è ancora più grande questo qua di quell'altro, che è prioritario, capite? Però è una cosa stupenda, meravigliosa, ma che, come dire, di fronte a tanto, cioè a questa invenzione, capite? Cioè, ma pensate anche all'umiliazione, no? Io vi confesso, quest'anno ho imparato come quest'anno. Mi siete mai chiesto, ma che sta a fare il nostro Signore Gesù Cristo tutto il giorno dentro il tabernacolo? Cioè, bisogna pensarci ogni tanto, no? Vi ripeto, adesso che arriva la Settimana Santa, durante la Settimana Santa, io prego, faccio come San Paolo, no? Che il Signore ci illumini un pochino a tutti quanti, perché durante quella settimana succede tutto. Cioè, se uno in una Settimana Santa si mette in testa di semplicemente essere attento a tutti i riti della Chiesa, ma starci con la capo, come dicono a Napoli, c'è tutto. Perché giovedì santo c'è la messa a cena Domini, ma poi la sera resta la veglia davanti al Santissimo Sacramento, tu stai 3 ore davanti all'Eucaristia. Per chi non è abituato, sta a 3 ore davanti all'Eucaristia, insomma, torna a casa che dai numeri, no? È normale. Però, cioè, voi capite, quando Dio agisce, Dio fa una cosa, dopodiché lui l'ha fatta, la palla passa a noi. Cioè, anche non pensarci a una cosa è un fatto, d'accordo? Allora andiamo dall'altra parte, lo Signore dice, guarda, a Sermoneta, fino a quando Dio vorrà, c'è stato un prete, un parroco, che ti ha consacrato l'Eucaristia, lo sai che io stavo tutto il giorno dentro il tabernacolo? Cioè, dobbiamo immaginare, dice, te sei mai chiesto che ci sto a fare io là dentro? Tutto interrogativo, che sto a fare? Che faccio quando sto lì dalla mattina alla sera? Capite? Cioè, perché il dono poi chiama sempre in causa, come dire, la reazione di coloro a cui il dono è offerto. Come reagisci tu nei confronti di questo dono? Perché il nostro Signore la parte sua la fa. Io racconto sempre, c'era un nostro vicino di casa, buon'anima, che morì improvvisamente, che faceva il presepe, e poi vicino al presepe ci scriveva sempre questa frase: lui ha fatto la sua parte, e tu? Ci sei sempre trovato qua. È una bella frase, d'accordo. Io quest'anno ho parlato, sapete che fa il nostro Signore dentro al Santissimo Sacramento? Continua a fare quello che faceva quando stava sulla terra, prega per noi, offre al Padre, per esempio, rifà tutti quanti gli atti che noi facciamo. Cioè, noi, per esempio, ti svegli la giornata, passi una giornata, non ci pensi mai al nostro Signore, non ringrazi mai. Lui sa che fa, dentro l'ostia, comincia a dire: ti ringrazio a nome di Paola, di Concetta, di Giuliana, di Vincenzo, per il fatto che stamattina si è alzato dal letto, sta lavorando bene, adesso ti offro il suo lavoro, unisco il suo lavoro alla mia volontà, perché i gesti di lavoro che fa possano avere dinanzi a te un valore infinito e possano darti quella gloria immensa che tu ti meriti in quanto Signore del Cielo. Dalla mattina alla sera sta facendo questo, sta facendo per noi, senza che nessuno lo sa, senza che nessuno gli dice grazie e senza che nessuno ci pensa. È chiaro che lui sta lì perché ha anche fatto una promessa nel Vangelo di San Matteo, prima di dire: allora, andate, battezzate tutti quanti, ricordatevi che io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Se Gesù Cristo dice una cosa, non è come noi che facciamo le promesse del marinaio, non fa un tempo averla finita, le dice, se va bene ce la siamo già scordata, se no pure se ce la scordiamo dice vabbè, ma stavo a scherzare. No, Gesù Cristo non scherza, le bugie di scherzo non si dicono, le bugie si dicono manco per scherzo, non si dicono né per scusa né per scherzo, quindi se dice una cosa lui la fa. Sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, mica soltanto nel senso che, certo, in quanto Dio è chiaro che è dappertutto, ma non ci voleva mica che scendesse sulla terra per fare questa promessa. Cioè, lui continua a stare con noi come ci stava quando stava sulla terra e come ci sta con l'Eucaristia, perché, come spiega sempre Paolo VI, la sua presenza nell'Eucaristia
rispetto a quella che aveva quando era sulla terra, c'è solo questa differenza, che non è attraverso le sue membra fisiche, quindi non si muove, non parla con voce sensibile, ma parla in altri modi. Perché se uno impara a pregare davanti all'Eucaristia, ve lo auguro, d'accordo? Cioè, la gente dice, ma questo sta, prega, è santo. No, no, non è che uno prega se è santo, io dico, uno prega se è savio, è un'altra cosa. No, non se è santo, ma se è savio, cioè una persona che è normale, d'accordo, che c'ha un po' di zucca in testa. Perché avere un rapporto di preghiera con la cosa più bella che esiste al mondo. Non è che dice che uno sta a fare il sacrificio, ma che ti sacrifico, faccio sacrificio se non prego, non se prego, cioè, non è così, ecco. Quindi questa è la cosa più bella che possa esistere, d'accordo? Quindi lui adempie la promessa e certo dice, ma io non ho mai sentito la voce. Bisogna vedere se tu ti sei messo in condizione di sentirla la voce del Signore, perché a pregare davanti per esempio al tabernacolo si impara, non è una cosa immediata, d'accordo? Come quando stiamo a contatto con un qualche cosa che si interfaccia con la nostra, diciamo, dimensione sensibile, no? Quindi con i nostri sensi, con il nostro sguardo, con il nostro udito, eccetera, eccetera. Ma non per questo è una cosa meno reale. Se uno si legge i maestri di spirito, pare che ve l'ho accennato, Santa Teresa quando parla della preghiera, ma voi sapete che la preghiera porta come ultimo atto a vivere il matrimonio mistico con il Signore. Attenzione, il matrimonio mistico è più del matrimonio reale tra un uomo e una donna, cioè l'intimità e l'unione che si genera tra l'anima e il Signore è superiore a quella che si determina tra due innamorati, tra due sposi, quindi sigillati da un sacramento e innamoratissimi. Io dico sempre che la famiglia del mulino bianco non esiste, però immaginate che esiste la famiglia del mulino bianco, non c'è niente a che vedere con quello che succede tra l'anima e il nostro Signore, non c'è niente a che vedere. E Santa Teresa dice, la gente pensa a questo, ma questa è questa roba da suora, da frati, cioè roba qua, ma no, no, questo sarebbe aperto a tutti, questo è accessibile a tutti quanti. Il problema è che la quasi totalità degli uomini non gliene proprio, manco cala per l'anticamera, manco ci prova, capito? Perché come si arriva al matrimonio mistico? Qual è il primo passo? Sapete qual è? Quello che ci deve fare la Chiesa quando andiamo al catechismo, che comincia a imparare di bene le preghiere del mattino e della sera. D'accordo? Perché prima di arrivare alla laurea, d'accordo, ti avevi fatto la primina come me, poi la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la prima media, la seconda media, la terza media, le superiori, 5 anni di università e la laurea. Ma se io non vado mai in primina, è chiaro che la mia laurea non la più mai. E non è che mi più la laurea dall'oggi al domani, ha già fa prima la primina. La Santa Teresa dice: questo non è prerogativa per le elite. Ah, ci stanno i santi, quelli dicono, vabbè, questi pregano e quindi questi dobbiamo invece noi, poveracci, non è roba per noi. No, no, questa è roba per tutti, questa qui. È roba per chiunque la desideri. Cioè, il nostro Signore a priori non fa tu sì e lui no, tu no e lui sì, e spara nel mucchio, come dicevano alcuni della Riforma protestante, no? Che Dio dice, ah, dipende dai suoi voleri, lui piglia e spara a capocchia, quello sì e quello no, quello lì, ma che sei matto? Se facessi così io dall'altra parte dico, scusa un attimo, a me mi è capitato quello no, che vuoi da me? Che te devo dire? Ma è andata male, che t'ha già dici? Ma non è così, è una cosa aperta a tutti. Quindi la presenza reale quindi di Gesù, no? Quando uno comincia un pochino a crederci, cambia il modo di stare in chiesa, cambia il modo di stare durante la liturgia, cambia anche il modo di pregare, no? Uno se ne accorge subito, così come quando uno si vede, dice, la gente si lamenta, dice, no, 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 qua in parrocchia sta al mercato. Non dico, non è ti metti a fare Torquemada o Samuel e dire, ah, disgraziati, avete fatto al mercato, andate tutti all'inferno. Ah, all'inferno ce l'hanno pure. Se fanno il mercato vuol dire che di queste cose che stiamo, ne passa come l'anticamera del cervello, d'accordo? Perché non hai interiorizzato, cioè tu pensi che il luogo sacro sia una specie, come dire, di sala riunioni, e ci pensi, ma lo vedi anche da alcuni comportamenti, no? Noi ci accorgiamo subito, io quando ando in giro, se dentro una chiesa uno chiappa passa davanti al tabernacolo, uno passa davanti al tabernacolo così, come, cioè, senza manco girasse, cioè passare davanti al tabernacolo così senza manco girasse è una cosa seria, non è una cosa da niente, perché dentro il tabernacolo Gesù Cristo ci sta,
Quindi se tu passi senza manco girarti, se va bene vuol dire che non ci credi. E speriamo che non ci credi, perché mai nessuno te l'ha detto. In quel caso la responsabilità, come dire, è bassina, perché sarebbe più ignoranza che altro. Speriamo però, no? In ogni caso la realtà è questa. Con l'Eucaristia noi stiamo dinanzi alla presenza di Gesù in persona, non di una... Ecco, e siamo rimasti la volta scorsa che a parlare bene della Santa Comunione, che è una cosa... Allora, la Comunione è la cosa più grande che possa esistere sul pianeta Terra, perché la massima forma e grado di unione con Dio che noi possiamo avere, che se l'è inventata Gesù, è questa. Quindi, perché capite, con la comunione Gesù non è una metafora, entra dentro di noi veramente, non per scherzo, cioè si determina veramente una fusione, un corpo solo, un'anima sola, un sangue solo, e la sua divinità entra dentro di noi. Anche qui, certamente nel mistero, perché tu non ti senti, come dire, quando uno fa la comunione non è che uno si sente compenetrato da una persona, però immaginate, no? Sarebbe anche un pochino imbarazzante se uno sentisse, dicevo domenica scorsa a Bolsena, quello che accade nei miracoli eucaristici, cioè quello consacra, parte un fiotto di sangue dall'ostia consacrata, quello accade tutte le domeniche. Cioè nel miracolo eucaristico si rende visibile per un intervento divino ciò che ordinariamente è velato, ma quello è sempre così. Ma immaginate che il cinematografo, ogni domenica io consacro, mi parte un fiotto di sangue, bagni tutto l'altare e vi andate a fare la comunione e sentite il sapore della carne viva bagnata di sangue? Cioè, meglio di no, no? Cioè, alcuni santi, per esempio San Filippo Neri, ci metteva a fare la comunione un'ora e mezza, non a fare la messa, un'ora e mezza per fare la comunione. Intanto qualcuno si lamenta che le messe sono troppo lunghe. Un'ora e mezza a fare la comunione, perché quando prendeva il calice lui sentiva il sapore del sangue reale. Attenzione però, dici mamma mia che brutto, insomma ti sembra una cosa che uno diventa un vampiro, no? Ma sente al tempo stesso il sapore del sangue reale, ma quando ci entra in contatto, il gaudio, il godimento che ti dà quello è qualcosa che sulla terra non esiste. Questo lo dico ultimamente ai mistici. Sono stati mistici tanti che Gesù li ha attaccati, proprio attaccati al costato, fuoriuscente sangue, sono rimasti un'ora attaccati al costato. La mistica da cui vengono la devozione al Sacro Cuore, che è santa canonizzata, Santa Margherita, un giorno il Signore l'ha presa e ha preso la testa, l'ha messa qua e ha cominciato a far sgorgare sangue, quella è rimasta un'ora attaccata al costato di nostro Signore, un'ora. Capito? Non so cose da mistica, sono cose normali, in teoria possibili a tutte. È chiaro che se uno legge la vita di Santa Margherita, l'amore che c'è al nostro Signore, i sacrifici che era capace di fare per lui, sapete, questa era come, gli piaceva il formaggio, gli faceva in porta stomaco il formaggio. Cioè, se mi invitate non mi presentare il formaggio, perché veramente giusto un quaresima, questo sapete che ha fatto? Per 7 anni di seguito si è mangiata formaggio, colazione, pranzo e cena. Come ha fatto io ancora già sapevo. Però per dirvi, no? E lo faceva per l'amore del Signore. Quindi è chiaro che se uno esagera in questo modo, capite, c'ha pure diritto, insomma, che il nostro Signore gli dia qualche cosa, perché insomma questa è la fatta grossa, insomma, per lui, no? Allora, la comunione, se uno ci crede, allora, guardate anche qui la sapienza della Chiesa, no? Cosa diciamo noi prima di fare la comunione e quando possiamo farla? Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Allora diciamo subito, Signore, non sono degno di partecipare alla tua onenza, perché per la comunione vale la stessa cosa che vi ho detto prima, che per il sacerdozio. Se uno dovesse starci a pensare, c'è soltanto una persona che è degna di fare la comunione. Chi è? La Madonna. La Madonna, basta. Non c'è nessuno che può fare la comunione al di fuori della Madonna, nessuno. Così come se nessuno potrebbe fare il sacerdote al di fuori della Madonna, non lo può fare perché è femmina, d'accordo? Ma nessuno potrebbe farlo. Solo che il nostro Signore a un certo punto, capite, fa questa cosa. Allora, non è che uno deve arrivare a essere, come dire, più santo del nostro Signore, a dire no, grazie. O uno somiglia e dice, come ho fatto quando io dico,
Ma tu sei sicuro che danno a fare io a far prete? Ma, dico, ma sei proprio sicuro? Ma non è che sei sbagliato, che non, non si può dire che sei sbagliato il nostro Signore, no? Se lo dici tu, però non è se lo dici tu, cioè uno cerca di prepararsi al meglio possibile, uno anche dopo che è diventato prete cammina umilmente, non è che tu sei un padre eterno che sei diventato prete, sei un prete in cammino, te devi convertire, devi crescere, devi santificare, devi campare bene, non è che ti metti l'abito e questo ti dà garanzia di immunità da ogni cosa e questo è, come dire, la magia della santità automatica. No, non è così, ci devi pensare tu. Allora, così, quando uno fa la comunione, dice, la comunione bisogna farla, Gesù vuole che facciamo la comunione, è certo che vuole che facciamo la comunione, vuole tanto, perché lui ha un amore nei confronti delle anime infinito, cioè nessuno di noi è in grado di rappresentarsi adeguatamente l'amore che Gesù ha per la sua anima, perché se fossimo capaci di rappresentarcelo saremmo già nell'anticamera del paradiso, d'accordo? Veramente. Allora, il buon rapporto con la comunione sta tra questi due estremi, no? Da un lato un senso grandissimo di indegnità, per cui se dipendesse da me non andrei a far mandafa mai, perché sto in contatto col santo dei santi, col puro dei puri. In paradiso non c'entra niente di impuro, eh? Se non sei terzo come un cristallo, tu vai in purgatorio, non c'entra in paradiso, non c'entra in paradiso. Dall'altro però c'è Gesù, che se uno aspetta di essere come la Madonna per fare la comunione, siccome come una Madonna qua sulla terra non c'è nessuno, la comunione la fa nessuno. Quindi ci vuole questo equilibrio tra questi due estremi, ecco, che bisogna poi vivere bene. La Chiesa ci fa dire non sono degno, perché anche se tu te sei confessato, ti sembra che stai in grazia di Dio, hai fatto il digiuno eucaristico, hai vissuto bene la messa, quindi ti sei preparato bene e vai, ricordati che comunque tu stai ricevendo un atto infinito d'amore di Gesù che non te lo meriti e che rimane comunque tale, non c'è nessuno potrebbe fare una cosa di questo genere. Allora l'atteggiamento che dobbiamo avere nei confronti di questa cosa è un atteggiamento di gratitudine immensa e soprattutto di ricambio d'amore immenso, perché sì, tu dici, ora ho raccontato la storia di Santa Margherita che abbiamo avuto al costato di Gesù, quando racconta questa cosa mi rimane tutto sconvolto, no? Ascolta, quando fai la comunione? Quando fai la comunione? Tu ricevi dentro la tua bocca nostro Signore Gesù Cristo in persona, cioè un gesto forte, capite? Entra proprio dentro di te, capito? Quindi sì, non sarà, ma è una cosa grossa. Allora, sapete quello che ci ha insegnato la Chiesa da sempre, no? Ecco. La Chiesa si insegna per fare la comunione deve essere in grazia di Dio. Quindi, comunione frequente chiama confessione frequente, cioè non devi avere coscienza di alcun peccato mortale che tu abbia commesso senza che ti sia pentito e confessato. Quindi anche qui abbiamo visto la volta precedente il discorso sulla confessione, no? Due volte fa. E dobbiamo reimparare un confronto sincero con i 10 comandamenti, perché la nostra coscienza ci guida bene se noi ci formiamo bene, o quantomeno siamo aperti. Io dico, io tuttora oggi, e questa è la vita di ogni cristiano, per questo che la Chiesa ogni anno li fa fare la quaresima, pure il Papa fa la quaresima, eh? Pure il Papa deve fare la quaresima, perché pure il Papa, con tutto che il Papa ha 80 anni, è possibilissimo che durante una giornata, per una luce di nostro Signore, vede un'imperfezione che commette, e il nostro dice guarda, questa cosa sarebbe meglio farla in un altro modo. Se, anzi, proprio perché è Papa, sicuramente vive queste cose quotidianamente come tutti, perché nessuno fino a quando sta sul pianeta Terra non ha delle cose anche piccole da correggere. Cioè, io il senso del peccato che ho oggi non è lo stesso di quello che ho 20 anni fa, perché più stai vicino al Signore, più ascolti, più te formi e più impari. Per cui è chiaro che se una coscienza è grossolana, ecco, Dio guarda sempre, quando noi facciamo la comunione, guarda sempre la persona così come si trova adesso. Questo vale anche per i confessori. Che significa? Questo perché impariate anche a conoscere voi stessi, no? Numero uno, dobbiamo ascoltare bene quello che ci dice la coscienza, perché anche quando la coscienza non è ben formata, se tu stai facendo qualcosa che non funziona, dentro di te qualcosa te lo dice. Cioè, magari non si dice, ma perché? Avverti qualche cosa che
quello è una cosa da approfondire, d'accordo? Tu preparti la comunione quando la coscienza, come sta adesso e con un cuore aperto, perché voi sapete, anche il Papa c'ha sempre con i scribi e con i farisei, fa bene, eh? Fa bene. Gli scribi e i farisei, che sono le uniche persone contro cui Gesù si è scagliato, erano quelli che se pensavano ad essere santi e nessuno li poteva dire di là, e non lo erano. Perché ricordate sempre che chi è santo veramente non pensa di esserlo. Chiunque voi incontriate che vi viene il sospetto che quello pensa di essere santo, state proprio sicurissimi che quello santo non è, perché che uno è santo lo sanno tutti meno che il diretto interessato. Perché se vai a parlare col diretto interessato e non è che s'atteggia o ostenta la falsa umiltà, quello si sente l'ultimo di tutti veramente, d'accordo? Perché la prima caratteristica della vera santità è l'umiltà. Quindi purché noi abbiamo una coscienza sempre aperta, io ho sempre detto, non so qui essere moneta, ma le persone più difficili sono quelle che sono state in qualche modo sempre un po' praticanti, pure un po' per tradizione, un po' così, capito? Quindi magari sono rimaste a un livello di fede abbastanza piccolo, però col fatto che sono andate sempre a messa, cioè se pensano che non hanno niente da sapere, ci sta niente da lì, ma che mi viene a dire a me? Ma non è così. Il Papa, parlare del Papa perché il Papa è capo della Chiesa, il Papa durante la Quaresima, la prima settimana di Quaresima, ha fatto gli esercizi spirituali, si è messo seduto, lo state seduti voi, c'era un prete che gli faceva le prediche al Papa. Durante quei giorni il Papa sicuramente si è confessato, perché è gesuita. Durante quei giorni il Papa ha fatto la revisione di vita, dice: bene, alla luce di tutte queste cose che ho sentito durante le prediche, come vanno le cose? Capito? Tutti, io li farò, se Dio vuole, spirituali, la prima settimana dopo Pasqua. Vado, sto, tutti quanti li dobbiamo fare queste cose qua, capite? Perché nessuno è così perfetto, cioè, e tu ascolti, cioè, non è che siccome sono diventato prete, sto sempre a predicare, a me non me la predica, non me la fa nessuno. Ma come non me la fa nessuno? Ma sono tipo io le prediche e me ne sento, d'accordo? Pensate anche alla sapienza di nostro Signore, no? Tu dici: io sono prete, giusto? Posso dare la soluzione a tutti, meno che a chi? Meno che a me stesso. Perché io mi devo mettere in ginocchio una volta a settimana, devo trovare un prete che mi ascolta la confessione, se mi ha confessato tutte le settimane. Perché non mi posso mettere davanti allo specchio e dico: ho fatto questo, dico, e io mi assolvo dai miei peccati nel nome del Padre. Non lo posso fare. Posso assolvere tutti, meno che me stesso. Con me? Perché nostro Signore proprio questa cosa la rimette in testa. Qui nessuno fa da sé. Che bello, meno male, nessuno. E quindi, cioè, camminare in questa prospettiva, quindi se uno, per esempio, supponiamo, no, che ha questo cuore aperto e magari nella sua vita non se ne rende ancora perfettamente conto, fa delle cose che a Dio non piacciono e magari non gli piacciono manco per niente, ma lui proprio non se ne rende conto, ma ha questo cuore aperto, non fa niente. Non è che non fa niente nel senso che non fa niente di male. Il Signore, vedendo quella coscienza, non gli imputa come peccato mortale il male che fa, e piano piano glielo farà capire. Da Dio, l'esperienza di persone che sono state anche 20-30 anni in chiesa, ignorando tante cose, ma avevano il cuore aperto. Quindi hanno sentito una catechesi, hanno sentito una cosa, dice, dove uno parla chiaramente sui certi peccati. Queste cose l'ho fatto tutte quante. E chi appare se vanno subito a confessare senza nessun problema, dice. E poi dice: beh, certo che se ci avessi pensato bene la coscienza qualche cosa me lo diceva, però non ero molto consapevole. Questo non è un problema, d'accordo? Il problema è quando uno se pensa del suo Padre Eterno o se pensa di non aver bisogno di niente o di nessuno. Guardate, io vi dico, io capisco perché il Papa fa tante cose, eh? All'inizio vi confesso che dice: ma questo perché dice sempre le stesse cose? Più tempo passa e meglio lo capisco, perché questo problema dello scriba e del fariseo per i vicini è una delle cose più serie che possa esistere. Vi ripeto, se uno legge il Vangelo, Gesù le uniche volte in cui è stato molto severo, fino ad essere quasi, insomma, ci è andato giù di brutto, è stato con queste categorie di persone. E purtroppo sappiamo che queste categorie di persone, voi sapete,
non si tratta del popolo ebreo in quanto tale, adesso sappiamo tante cose, no? Ecco, ma queste categorie di persone sono state anche quelle che storicamente, a livello contingente, hanno perseguitato Gesù e gli hanno ordito il processo religioso e hanno portato davanti a Pilato. State loro, nonostante tutti i segni che Gesù avesse fatto. Quindi a questo dobbiamo stare, no, attenti, di più. Quindi quando facciamo la comunione, la nostra coscienza deve essere, come dire, serena. Abbiamo il dovere di tenerla sempre formata, d'accordo? Però sicuramente la nostra coscienza cresce con la nostra crescita interiore, d'accordo? Quindi se non si ha un cuore chiuso, si può stare tranquilli. È chiaro poi, per esempio, no? La Santa Messa dice, come faccio a prepararmi bene alla comunione? A prepararti bene alla comunione, la migliore preparazione alla Santa Comunione è vivere bene la messa. Allora, penso che tutti quanti noi, no? Specialmente se nella nostra vita c'è stato qualche momento, ci rendiamo conto di alcune differenze. Uno può andare a messa e sta con la testa per aria, oppure uno può andare a messa e stacce con la testa. Normalmente senza fare tante cose, quindi arrivo 5 minuti prima. Io ho detto scherzando, no? Anche qui che siamo pochi, c'è sta fandazzo, sta abitudine, che se sentono le porte che si aprono, cioè andare, per esempio, se si può, puntuali a messa, è un atto di riverenza verso il nostro Signore. Cioè è chiaro che se una persona ha fatto tardi, c'è un imprevisto, quindi non ci sono problemi. Però se io mi accorgo che c'ho sto vizio, d'accordo? C'ho sto vezzo, d'accordo? Che vabbè, se ci arrivo 5 minuti più tardi che ce fa? Oh, e che ce fa? Vale per nessuno tranne che per la messa, c'è qualcosa che non va. Sicuramente bisogna interiorizzare un po' meglio le cose che ci siamo detti, perché se tu credi a quello che stai facendo, io per esempio adesso le domeniche sto cercando e vorrei continuare a farlo, lo faccio pure per me, perché una volta almeno a settimana prima della messa principale mi metto e recito il rosario, perché il rosario prima della messa è un'ottima preparazione anche a vivere bene la messa, cioè mi fa staccare la spina. Adesso non è che è obbligatorio, queste sono cose che si fanno quando si possono fare, no? Però ti aiuta a entrare un pochino dentro, anche per me che devo celebrare, no? Non è che posso venire corsa in sacrestia da dentro casa, ti spogli, cioè devi un attimo, devi entrare un pochino in camera iperbarica, no? Devi piatto almeno 5 minuti per dire bene, stiamoci con la testa, stiamo a fare un'altra cosa, stiamo alla presenza di Dio, stiamo a fare una cosa seria. Partecipare poi bene alla messa. Voi sapete che io sono figlio, sono nato nel 71, io so celebrare la messa anche il rito antico, d'accordo? Che è una cosa bella a mio avviso, non c'è niente di brutto. È una cosa diversa, d'accordo? È detta in latino, c'ha varie parti in silenzio, quindi è una celebrazione, come dire, molto polarizzata sulla figura del sacerdote, no? Quindi il laico, chi assiste alla messa antica, si unisce con il cuore, con la partecipazione interiore, ma non ha, come nella messa nuova, tanti spazi come adesso, no? E per questo hanno combattuto a suo tempo, dice, facciamo una messa un po' più partecipata, perché già è difficile starci con la testa, prevediamo, e questo la disciplina della Chiesa ha accontentato, facciamolo. Però mo che l'ha fatto, famolo però, capito? Perché io altre volte, uno va a messa, d'accordo, e vede, non è il caso di Sermoneta, non vi offendete, mi raccomando, le belle statuine, cioè c'è stato il confiteor, cioè il confesso dice tutti insieme, lo dico io, e poi vedi 30 bocche su 50, così. Non va bene, perché il nostro Signore vuole che dici pure tu il confiteor. Cioè quella è una forma di partecipazione personale alla messa. C'è il salmo responsoriale, c'è il ritornello che dice abbiamo contemplato Dio le meraviglie del tuo amore, poi il lettore legge la strofa, diciamo abbiamo contemplato Dio le meraviglie del tuo amore, ci preghiamo insieme e diciamo ascoltaci o Signore, e dillo sta scocciata a tua parola, ascoltaci o Signore, e muovi ste labbra, capito? Cioè tutti i momenti, il canto, cioè sono modi con cui noi partecipiamo non tanto per fare qualcosa, no? È vero che chi canta prega due volte, diceva Sant'Agostino, il canto liturgico, no? Però bisogna anche lì vedere se un coro canta o prega. Tra preti non ci sono spesso queste cose, perché tu puoi trovare un coro bravissimi, suonano benissimo e eseguono musicalmente benissimo, belle voci, intonate, ma se senti, io per esempio mi accorgo subito se un coro canta ma non prega.
o se anche un coro magari meno attrezzato da un punto di vista qualitativo prega mentre canta, cioè canta col cuore, non tanto per fare, come dire, un servizio, anche bello, no? Che comunque cantare è una cosa bella, ma quando uno canta in chiesa canta al Signore, capito? Il canto al Signore alla Roma di canto fatto col cuore, cioè è come la serenata dell'innamorato all'innamorata, capite? Tu puoi prendere pure una campana, un coso, però se quello è innamorato, cioè, può essere pure, però te ne accorgi, insomma, che sta a fare una serenata, no? Quindi ecco, l'ascolto buono della Santa Messa è una disposizione per la Santa Comunione, lo stesso. Io, per esempio, mia madre, questa è una cosa di più, no? Mia madre mi diceva sempre: prima di fare la comunione, di sempre l'atto di dolore, sempre, io ho sempre fatto. Adesso non lo posso fare semplicemente perché, voi sapete, un sacerdote prima di fare la comunione ha delle preghiere prescritte proprio dal messale. Avete visto che prima che alza l'ostia sta inclinato sull'altare, non è che sono cose che quelle dipendono dalla devozione personale del sacerdote, eh? Tu c'è delle preghiere liturgiche che devi recitare, poi ci puoi anche aggiungere qualche piccola tua cosa breve devozionale, se no stai 3 ore, insomma, ecco. Allora, la preparazione prossima alla Santa Comunione è anche, come dire, lasciata alla nostra creatività personale. Uno fa un atto di dolore, dice 2 cose al Signore, fa una preghiera spontanea, quello che volete, d'accordo? Quando uno sta in fila, per esempio, che deve andare a dire al nostro Signore, cioè, se uno fa una preghiera sua, fa una comunione spirituale, fa qualcosa, è sicuramente meglio piuttosto che se gira a destra e a sinistra a guardare se sta in chiesa o altre. Sono tante piccole cose. E poi il modo con cui noi prendiamo la Santa Comunione. Io l'altro giorno è venuto il vescovo qua e fa questo discorso, fa: allora, nell'anno pastorale di quest'anno noi stiamo cercando, c'è qualcuno che era presente che può testimoniare, di riflettere sul fatto che la comunità cristiana è un luogo di comunione e d'amore, deve essere un luogo vivibile. Allora io ho detto davanti a tutti, dico, con il dovuto rispetto per Sua Eccellenza, mi permetto di dire che io questa cosa ho cominciato a dirla prima che facesse oggetto lei, e tutti hanno detto di sì, d'accordo. Appena arrivato qui, anche quando feci fare la comunione sotto le due specie, era un modo perché la comunione sotto le due specie, con il sangue che bagna l'ostia, quindi che ti fa vedere, come dire, nel segno quello che abbiamo meditato, dice San Fulgenzio di Ruspe che il sangue rappresenta sacramentalmente il mistero della carità di Cristo. Quindi se tu vedi quel sangue dovresti essere immediatamente animato, spronato ad amare di più il Signore, ad amarci di più tra di noi, perché se non ci amiamo tra di noi, se siamo degli illustri sconosciuti, che ci andiamo a fare in chiesa? Pure se stai tutto il giorno a pregare, non è possibile. Ma così, per fare la comunione, voi vi ricordate che Benedetto XVI a un certo punto mise in ginocchiatoio e lui obbligò chi fa la comunione dal Papa. Adesso credo che Francesco abbia mantenuto in ginocchiatoio, non so se ha mantenuto anche l'obbligo di ricevere la comunione dal Papa in ginocchio, non ho seguito ultimamente la celebrazione, ma quello che fece Benedetto, io anche lì ho anticipato pure a lui senza obbligare nessuno, perché vedevo che alcune persone per devozione verso il Signore si inginocchiavano e mi sono andato a formare, dico, ma questa è una cosa strana, una cosa che si può fare? Non solo che si può fare, è un diritto del fedele fare una cosa del genere, è un diritto sacrosanto. Un prete fa un abuso se gli dice tu alzati, perché anche se la norma è che oggi si vada in piedi, quando fu cambiato il modo di fare la comunione c'è un documento che parla di queste cose. Voi sapete che un tempo nella messa antica la comunione si faceva in ginocchio alle balaustre, tutti, era obbligatorio. Con la messa nuova cambia il modo di accostarsi alla comunione, non si è più sulle balaustre ma si va in processione, quindi, che è un altro segno, d'accordo? Immagine del popolo che accorre verso l'altare, le masse affamate, tutto bello, d'accordo? Però chiaramente stando in piedi non è. Però che successe? Quando fu fatta questa norma, questa passò con la clausola: pur andando in processione, se un fedele desidera inginocchiarsi, non solo che lo può, ma è suo diritto farlo. E allora è passata la norma. Questo non è una cosa che non sa quasi nessuno. Quindi che un fedele si inginocchi è un suo diritto, per cui se un prete lo fa alzare e qualcuno lo fa, e purtroppo in quel momento il sacerdote, in quanto sacerdote, bisogna obbedirgli, uno si alza e poi ci va a fare eventualmente 2 chiacchiere da figlio e da fratello in sagrestia,
però si deve sempre rispetto al sacerdote, ma in quel momento il prete sta facendo un abuso perché sta conculcando un diritto del fedele. La prassi che c'è adesso della possibilità di prendere la particola in mano, per esempio, non è un diritto, ma è una concessione della Santa Sede dipendente da un provvedimento che tecnicamente si chiama indulto, cioè è una concessione liberale fatta a certe condizioni in assenza delle quali non si può e non si deve prendere la comunione in mano. Sono tante, sono adesso qui non c'è tempo, sono almeno sette. Sono, c'è un documento della Chiesa che era Redemptionis Sacramentum che dice che se un sacerdote, io per esempio questo qui l'ho fatto vedere domenica scorsa a Bolsena, voi sapete che alcune ostie non sono confezionate bene, cioè pur essendo ostie sono fatte in modo tale che è facilissimo lo staccarsi di un frammentino. Se io che sto celebrando mi accorgo di questa cosa, non mi posso lavare le mani e dire ah tanto la Chiesa lo permette, se qualcuno lo fa peggio per lui. Se io questo lo vedo ne divento responsabile anch'io e quindi mi prendo la responsabilità davanti al fedele a dirgli: figlio mio, con questo tipo di ostia è troppo pericoloso. Già è sempre pericoloso fare una cosa di questo genere, ma tu te ne prendi la responsabilità e te la vedi tu con il nostro Signore. Ma se io mi accorgo di questo, non solo che posso, ma non devo darti la comunione in mano. Perché? Perché questo non è un diritto, ma è una facoltà che è stata concessa a certe condizioni, vi ripeto, sono tante, ma a certe condizioni. Voi sapete che Benedetto XVI, che era molto molto attento a queste cose, ha scritto, e io sottoscrivo, che nei confronti dell'Eucaristia, qualunque gesto di amore, di riverenza facciamo, tu pure se ti sdrai per terra, siamo sempre molto al di qua di quello che il nostro Signore si meriterebbe. D'accordo? Quindi anche qui la coscienza del fedele, perché poi un prete parla, ma io questo lo dico sempre, la cosa più bella che c'è nel cristianesimo è che tutti noi ascoltando poi dobbiamo interiorizzare e fare nostre certe cose davanti a Dio. Cioè, non è che tu fai una cosa, cioè c'ho sto prete, per esempio c'ho Don Leonardo, molto Leonardo ha raccontato queste cose, quindi già ho capito lui che cosa preferisce, cioè, siccome Don Leonardo dice faccio così per Don Leonardo, no, se dovete fare così per Don Leonardo dovete fare al contrario di quello che dovete fare. Perché Don Leonardo è un essere umano, è un prete, ma è una creatura. Cioè questi comportamenti noi dobbiamo interiorizzarli davanti a Dio. Cioè se io davanti all'ostia consacrata mi sento che mi devo mettere in ginocchio, magari so che il sacerdote che celebra per sue motivazioni legittime pastorali incoraggia per esempio a prendere la comunione in mano perché è un altro segno, ma io questa cosa non la sento e voglio inginocchiarmi, non devo temere che poi diventa antipatico a quel sacerdote. Perché se in coscienza io ho fatto questa mia scelta, l'ho fatta davanti a Dio e devo umilmente chiedere al sacerdote, qualunque essa sia, che me la rispetti. Non si fanno le cose per piacere agli uomini. Io vi dico queste cose perché purtroppo ho avuto esperienza di questo, cioè di persone che non agiscono sulla base di quello che gli detta una coscienza che ha fatto propri alcuni valori, che li ha interiorizzati, ci ha pregato e ha fatto delle scelte. Ma agiscono, l'ho viste io alcune cose, l'ho viste. Cioè, io per esempio ho visto persone fare la comunione, celebro la messa io, in ginocchio, le vedo una celebrazione pubblica in diocesi, in piedi in mano. Cioè, una cosa proprio bruttissima. Perché se tu ti piace fare la comunione in mano, vieni a prendere anche da me. Mi metti le mani così, io dice la metto la particola, se sono certo che non si sfarina, te la prendi tu la responsabilità. D'accordo? Io ho sempre sconsigliato una cosa di questo genere, perché per me la riverenza dovuta nei confronti di nostro, io non lo farei mai. Anche se la legge della Chiesa, vi ripeto, lo consente e quindi si può nell'attuale disciplina fare. Ma se tu questo ci credi, fallo. Pure se non sono d'accordo io, però se non ci credi non lo fai mai. Non è che bene, ora devo fare bella figura davanti a Don Leonardo e faccio così, invece quest'altro fa così e faccio colà. Questo non fa onore a te e denota una coscienza non ben formata davanti a Dio, non va bene. D'accordo, il problema è questo qui. La cosa importante è che noi dobbiamo, a mio avviso, fare attenzione
a essere ben formati, capire bene quello che stiamo facendo, quindi l'anima pulita da ogni peccato, la confessione fatta bene, e poi in base a quello che abbiamo interiorizzato fare le nostre scelte. Io il giochiolo l'ho sempre lasciato prima di che chiaramente il barbereto, cioè da me del ginocchio, io non mi ha obbligato nessuno a farlo, però quello sta lì perché chi desidera fare questo lo può fare, chi vuole sta in piedi sta in piedi, chi vuole fare altro fa altro, perché un sacerdote, ripeto, c'ha il compito di mettere i fedeli in condizioni di crescere e di fare le proprie scelte. Dopo che io ho spiegato bene tante cose, è importante che la coscienza sia sollecitata a fare le proprie scelte. Dico, cosa rispondi davanti a Dio? Non rispondi davanti a me di quello che hai fatto, rispondi davanti a Dio di quello che qualcuno fa, non davanti. Il sacerdote è l'amico dello sposo, è un ministro, ma non è il Padre Eterno, non è né il sacerdote né il vescovo e neanche il Papa, siamo tutti quanti servi del Signore. E niente, leggiamo le ultimissime cose. La Santa Comunione, essere in grazia di Dio, ci raccomanda la Chiesa, pensare e considerare attentamente chi si va a ricevere, quindi la preparazione, abbiamo visto la messa e le preghiere personali si fanno prima, il digiuno eucaristico, adesso ridotto a una sciocchezza che è un'ora, e poi dopo che uno ha ricevuto la comunione un po' di ringraziamenti. Io dico sempre, insomma, la presenza reale di Gesù è legata alle specie, quindi da quando ricevi l'ostia, guarda l'orologio, c'hai 15 minuti da state tranquillo. Se ci si comunica in peccato mortale, si commette il sacrilegio, il peccato in assoluto più grave che possa esistere. E se ci si comunica senza raccoglimento, devozione, preparazione o ringraziamento adeguati, l'efficacia della comunione diventa quasi nulla, pur essendo valida. I modi esteriori attualmente leciti nella Chiesa per comunicarsi li abbiamo visti. In forza della presenza reale, il fedele la onora genuflettendo quando entra e esce dalla Chiesa e quando passa davanti al tabernacolo. Quando Gesù è esposto nell'Eucaristia, la genuflessione si fa con entrambe le ginocchia e si china la testa, due ginocchia e testa chinata. Si onora la presenza reale stando in ginocchio durante la preghiera eucaristica, cosa che è tassativamente obbligatoria almeno durante la consacrazione, compiendo le visite al Santissimo Sacramento, pregando davanti al tabernacolo, partecipando, quando si può, ad ore di adorazione comunitaria o personale, o adorazione giornaliera, in alcune parrocchie adorazione perpetua, eccetera. Bene, ci fermiamo qui. Vi invito a vivere queste cose, soprattutto nella messa in cena Domine, nel giorno del Giovedì Santo, dove ci sarà la sintesi vivente degli ultimi due incontri di Catechismo degli Adulti. Ok, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Ti ringraziamo, Signore, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.